Martin Parr è nato a Epsom, nel Surrey, nel 1952. Oggi considerato in tutte le classifiche della qualità della vita uno dei migliori luoghi dove abitare nel Regno Unito. Negli anni 50 e 60 forse non era il posto più stimolante della Terra, ma Martin Parr dirà anni dopo di non essersene reso conto perché lui lì stava e non aveva idea che il mondo fuori potesse essere diverso. Gli è bastato spostarsi di pochi chilometri per diventare il più grande interprete del suo paese. Nelle sue prime serie, che sono in bianco e nero, fotografa per esempio tutti i non allineati delle chiese battiste e metodiste, così come operai, minatori, agricoltori, nell'intento di sottolineare il carattere indipendente e fiero di quell'Inghilterra settentrionale dal quale era molto attratto. Nella serie Bad Weather, invece, ha mostrato i segni che le condizioni meteorologiche tipiche dell'Inghilterra, sotto pioggia e intemperie costanti, avessero sugli esseri umani. C'è sempre una sottotraccia ironica. Non per niente Parr ha detto che si può imparare di più sul paese in cui si vive da un comico che da una conferenza di un sociologo.